Ciao ragazzi, come ben saprete è uscito il nostro fumetto Supereroi per caso e siccome siamo in tour a presentarlo, oggi venerdì 24 ci trovate al Poseidon di Palermo, mentre domani ci trovate all'Ibleo di Ragusa e dopodomani saremo al Porto degli Olivi di Rizziconi. Sentite che bella voce che ho. No. In realtà, ragazzi, questo è un video speciale in compagnia di Maurizio Merluzzo. Abbiamo fatto dei prank incredibili a Fabi J e Klaus. Mi raccomando, spolliciate, 50.000 mi piace. Sì, ma fai forza però. Link in descrizione, è uscito un video che su canale. Ma è lì, non ha la chiusa, che fai? La vittima del prossimo scherzo sarà Fabi J. Maurizio telefonerà al suo personal manager, che si chiama Lorenzo, imitando Christian De Sica. Questo è il flyer per la festa, l'invito. Questo è l'invito? Una megafonata. Ti aspetta a comprare il glitz, no? Dai, portate via questo, mi sa che mi porta pure iella. Dai, dai. Però non posso fare l'imitazione di Christian, ecco. Non troppa enfasi. No, perché se ci metti troppa enfasi si sente che è l'imitazione. L'obiettivo è, visto che Lorenzo è in macchina con Lorenzo, parlare col viva voce per coinvolgere Lorenzo Fabi J nel mio prossimo cineparetto. In un film. Natale a Tokyo, in Giappone. Natale a Tokyo. Abbiamo visto che lei è molto fan del Giappone. Ci siamo? Pronto Lorenzo? Sì. Ciao, sono Christian, sì, ciao. Buonasera. Buonasera. Senti, ti ho chiamato perché volevo parlare appunto con Lorenzo Fabi J. Per cosa? Senti, volevo parlare direttamente con lui perché mi interessava una collaborazione, una cosa un po' particolare, se posso parlare appunto con lui. Sì, secondo solo. Pronto? Pronto Lorenzo. Lorenzo Fabi J, ciao, sono Cristian, ti ricordi? Come stai? Sì, certo. Bene, lei come sta? Bene, bene, grazie. Mi ricordo il video che abbiamo fatto insieme, dei 5 milioni, quanto stai adesso? 6, 7, quanto stai? Ormai un annetto e abbastanza. Senti, tu saresti disponibile a partecipare al prossimo Cine Panettone, il film di Natale che vorrei fare? A me sarebbe molto piacere, devo ovviamente parlare perché penso l'agenzia... Certo, io questo lo capisco benissimo, però mi interessava sapere se tu fossi personalmente interessato come persona. Certo, mi serve sapere adesso se... mi serve sì o no, perché insomma... Sì, per me io le dico di sì. Ma sei... Ripeto, però poi devo parlare... Però ma sei un ragazzo d'oro, Lorenzo. Sai, i miei nipoti ti seguono sempre. Io ti ho chiamato perché mi hanno fatto vedere appunto dei quei video. Si chiama Natale a Tokyo. Okay. Mi hanno detto che a te piace molto il Giappone, quindi ho pensato... A me piace molto il Giappone. Beh, esatto. Quindi... Ma allora, guardi, io sono tra lì per dirle, ok, fantastico, magari in questo momento non ho piazza delle niente, le ecco. Mi sembrava va benissimo tutto. Io quindi le dico di sì comunque. Perché almeno posso chiamare la mia mamma e dirle guarda che mi ha chiamato il signor De Sica. Sì, però che c'entrano le iene, io non ho capito questa cosa delle iene. No, le iene, ma nel senso, se sa che girano dei scherzi continui. Io ho sempre quest'ansia che mi riprendono quando mi chiamano. E quindi... Te fanno gli scherzi. Sì, ma in realtà va benissimo perché nel caso poi ci lavoro sopra, senza problemi, quindi va benissimo. Sei veramente un bravo ragazzo. Poi non so se tu hai qualche youtuber da consigliarci, pensi che sappia lavorare bene come te, con te, non lo so. Ti sei magari trovato bene, ecco. Edo. L'ho preso. Non l'ho capito, scusa. Scusami, mi ha chiamato un mio amico di fianco. Ah. No, scusi, che qua mi stanno guardando tutti perché tutti sono tutti va là. No, a me serve uno youtuber che possa lavorare bene con te, perché... Ci penso e la rifaccio richiamare a questo punto, va bene? Beh, dovrei sentire uno al volo, ecco così, per bene. Mi faccio ragionare un attimo, vediamo. La richiamo allora, dai, va bene? Ok, va bene. Sei un bravo ragazzo. Grazie. Ciao Lorenzo, grazie. Ciao. Allora, l'ideale adesso è aspettare 2 minuti e richiamarlo. Ha fatto la finta. Ha fatto Edo, sei tu? Sì, ha pensato che sei Edo, uno dell'ufficio che fa le imitazioni benissimo. No, c'è una persona d'ufficio. Pensavo, ti chiamiamo Lorenzo Casatei. Gli dico di allontanarsi. Buttala sul fatto che però non ci sono soldi. Pronto Lorenzo, sono di nuovo Cristian, ciao. Sì, ciao. Senti, volevo parlare un attimo in privato con te. Ecco, appunto, adesso noi diremo a Lorenzo che ci stanno i soldi. Che però se ormai lui mi ha detto di sì e che se non accetta io lo rovino. Sì, vabbè, ovviamente lui è sul chi va. Vabbè, ce ne siamo accorti che era sul chi va. Però provaci. Riesci a ripassarmi Lorenzo incazzandoti? Sì. Vai. Pronto? Lorenzo! Senti, ma tu mi hai detto di sì però. E noi giriamo a luglio, 5 settimane. Mi puntano le pistole, mi puntano.
cosa devo fare io? E no, no, perché sei un bravo ragazzo, però se mi dici di sì, a me mi dici di sì. Lorenzo, il cinema è un mondo, insomma, bisogna essere sicuri di quello che si fa, non è che poi... istantaneo, uno accetta, le cose vanno così. No, appunto, Lorenzo, mi stai prendendo in giro? Lorenzo, se mi stai prendendo in giro, dimmelo, perché... Dov'è il caso? Non so prendere in giro nessuno, ma ci mancherebbe altro. Guarda, tu mi hai detto di sì. Alla telefonata di prima mi hai detto di sì. Se confronti, ho un attimo che sei confronti che è incredibile, cioè ci mancherebbe altro. Ho capito. Quando mi ha chiamato io sono impazzito. Ecco. Però, insomma, qua io vorrei fare tante cose. Anche l'altro giorno, io quando mi chiamano sono molto, molto, molto deciso, perché mi chiama l'altro giorno Justin Bieber e mi chiede di fare un video con lui, capito? E quindi io sono molto... che è fan e quindi mi faccio prendere dalla felicità, però... Senti Lorenzo, senti Lorenzo, non mi prendere in giro. Ti ho telefonato perché ho pensato a te, perché mi servi tu, so che sei un fan del Giappone e tante altre cose, però non mi prendere in giro perché altrimenti io ti rovino. Lorenzo, io ti rovino. No, questo non dobbiamo assolutamente farlo, io sono veramente... Lei sa che sono una persona positiva, mi ha già conosciuto, ci siamo già parlati. Ecco, e allora se mi dici una cosa resta quella, non è che la puoi cambiare adesso solamente perché ti è venuto in mente di Justin Bieber. Allora mi dica semplicemente lei dove ci vediamo e parliamo davanti a una tazza di tè. Ma perché pensi che io sono vecchio? Che devo prendere il tè perché sono vecchio? No. Posso prendermi anche una Coca-Cola? Uno Sprite, qua a Milano si usa quello, l'abbiamo preso l'ultima volta, si ricorda? Lorenzo, non abbiamo mai preso uno spritz, per favore, tu mi stai cercando di confondere, mi stai prendendo in giro. Non abbiamo preso nessuno spritz, Lorenzo. C'era la signor Boldi, c'era la signor Boldi che ci ha offerto lo spritz. Lorenzo. Ma non si ricorda più. Mi stai prendendo in giro, questa cosa non mi piace. Ti faccio richiamare. Va bene. Va bene? Perché sembra che mi stai facendo uno scherzo, non sono d'accordo con questa cosa. Non mi piace. Non sto facendo uno scherzo, non le sto facendo. Non mi devi prendere in giro. Lorenzo, io ti rovino. Io ti rovino. Io non prenderei mai in giro una persona. Povero Cristo, che poi l'ha capito. No, ora va nel panno. Però... Dico del beneficio del dubbio, ma non hai la certezza. Esatto. Però dai, ha funzionato. Quando fai un'imitazione, l'imitazione è come una caricatura. È un'esasperazione del modo di parlare di un personaggio. Io direi di provare con Klaus motorizzazione. Klaus deve prendere la patente. Certo, Klaus si è scritto ieri. Però, alla motorizzazione. Però l'ultimo inverno lui ha avuto dei problemi sulle piste da sci a Bardonecchia ed è stato fermato dai carabinieri e ha dovuto andare in questura. Quindi lo scherzo si svilupperà sul fatto che lui, visto che ha questo, diciamo, problema con la questura in corso, è una morosità ancora aperta. Erano andati fuori pista in un momento della giornata in cui non potevano, tra l'altro. Pronto, signor Laurini Tudor? Sì, la chiamo dalla motorizzazione di Milano. Salve, qua risulta che lei ieri ci ha inviato una richiesta di iscrizione per la patente. Sì. Bene, data di nascita? 10/05/1997. 97, molto bene. Senta, praticamente qua noi abbiamo riscontrato dal server che risulta una morosità a Bardonecchia, un problema con la questura. Questo purtroppo qua c'è un problema, che noi non riusciamo ad andare avanti col server, con l'inserzione della pratica per la richiesta di patente. Dobbiamo trovare un modo, perché il software non mi fa continuare, quindi lei deve venire qua per cortesia, perché se no non riusciamo a inserire i dati. Non possiamo configurare tutto per il 10 febbraio, per l'esame del patentino. Non ho capito questa cosa qua di Bardonecchia. Qua risulta nel server una morosità, è una denuncia, e purtroppo finché noi non possiamo bypassare questa cosa non possiamo procedere con l'iscrizione. No, ma in realtà io non ho nessuna, cioè c'è stato al tempo... Mi spieghi lei, perché qua non mi fa andare avanti, se lei mi... No, ma io non ho nessuna denuncia attiva io a mio carico assolutamente, anche perché è stata una cosa che avevamo risolto in giornata con i carabinieri di Bardonecchia. Il giorno stesso in cui è stato presentato questa cosa qua, perché sono di Guido e mai non ci trovo niente assolutamente. Ma l'unico modo è che lei mi viene a firmare qui alla motorizzazione. Entro quanto devo farlo? Entro quando posso passare? Ma lunedì purtroppo diventa tardi, se lei riesce a passare entro le 19 in via Francesco Cilea 119 a Milano, qua riusciamo a risolverla la cosa. Mi porta un documento, un passaporto, la patente, quello che c'ha, e mi lascia una firma con una dichiarazione, perché se no non possiamo continuare qua con l'inserzione della pratica. Certo. Può arrivare anche in metro? Si può arrivare anche in metro, sì. Ma non so bene, perché io mi muovo con la macchina, però se lei scende a Molino Dorino, sì? È un attimo a piedi, ci mette un secondo. Va bene, va
Allora farò così, cerco di passare quindi entro le... Le 19, se cortesemente può portare anche un documento, perché qua sono presenti nel sistema varie richieste per rilascio di documento d'identità, quindi se ne può portare uno valido per cortesia. Va bene, l'aspettiamo perché se non arriva entro le 19, noi poi lunedì diventa tardi, domani è domenica e non riusciamo a inserire tutto. Allora vengo subito. Va bene, la ringrazio. Salve. Minchia, quando mi ha detto ci arrivo in metro, boh! Stavo leggendo qua, c'avevo i documenti lì, lui qua che mi parlava, qui c'avevo la mappa, dico, che cazzo lo mando? Mi ha dato l'indirizzo della motorizzazione che è chiusa! Ci richiamerà lui! Ma certo, perché lui arriva lì, trova chiuso e chiama qua. Se ti chiama gli dici che ha sbagliato numero. Ah, Favigè mi ha mandato un messaggio, ha capito? Ha detto, ero convinto a un certo punto che fosse Mecca. Te l'ho detto quando ho detto Edo, era riferito a Mecca, perché Mecca è un molto bello. Sì, dai, chiamiamolo, chiamiamolo. Brutto Lorenzo, solo Cristian. Ma sai che io ero convintissimo fosse Domenica. E invece chi è? Minchia, sei stato... lo so, me l'ha detto Lore. Sei... Mavi. Però porca vacca, porca vacca se sei bravo. Ma sai che non pensavo, ci sono cascato in pieno lì. Sei veramente un babacio. I primi 5 minuti ero veramente convinto. Lo so, lo sentivo. Va buono, dai, Lore, grazie. Grazie, grazie, grazie. Sono preoccupato per tutto. Sarà petto, sudato. Ma lo senti? Facciamolo, lasciamo così. Dai, lo chiamiamo. Parla più della motorizzazione, dici due cazzate e poi passa al collega un attimo. No. Pronto, signor Laurini, sono della motorizzazione, ci siamo sentiti poco fa. Senta, qua purtroppo c'è un altro problema, ovvero che io, lei in quanto tempo arriva? Perché io qua sto finendo turno, la devo lasciare poi scritta ai miei colleghi che la coordinano loro. Io stavo per uscire di casa, quindi arrivavo lì in 5 minuti. Ma lei abita lontano? Perché qua sennò, insomma... Quando ci mette? Quando? 25 minuti, non so se mi trovo, comunque le lascio il contatto del collega un attimo solo, che la metto... Pronto? Sono il commissario Winchester, Ho qui una consegna per Clancy Winchester. Winchester? No, è Winchester, Winchester, non è neanche un vero nome, che è Winchester? Pronto, signor Tudor Laurini, e qua non possiamo fare la patente, e come dobbiamo fare? Tudor, tu come si? Tudor, è confuso da colpirsi a solo. Sei confuso? Pronto? Pronto? Ma lo capisci che sono Giuseppe? Sono noi? Ehi, sono il commissario Winchester. Mi sente? Sono Maurizio Merluzzo, signor Laurini, mi sente? Mannaggia voi! E voi cazzo siete bastardi perché sapete la roba di Bardonecchia voi! Sapevamo tutto! Sapevamo tutto! Questo è per tutti quegli scherzi che hai fatto! È il karma! La vita è un boomerang, non puoi disfarti! Come fa uno che si vuole disfare di un boomerang? Lo taglio a metà! Ciao, bello. Ragazzi, questo video di oggi termina qua. Grazie di avermi ospitato. Ringraziamo tantissimo Maurizio perché senza di lui non sarebbe stato fatto. Hai tu i bianchi di me. C'è anche un video sul canale mio, sempre con i miei amici. In descrizione. C'è il nostro fumetto, come abbiamo detto, acquistatelo e seguite il tour. Noi vi salutiamo, qua da Inizia Maurizio è tutto. Bella. Buon ragazzi.